Benvenuti in un nuovo video di Alboreto. Il mio canale YouTube è iniziato. Iscrivetevi. No, ragazzi, siamo a Livigno, siamo tornati in patria. È arrivato anche da mangiare. Lasagne della nonna. Mamma mia. Finalmente torniamo al Mottolino. Non siamo ancora riusciti a venire perché sempre con quella telecamera in mano, io veramente non lo so. Abbiamo filmato a un po' di parmigiano. Sì, grazie. Come ben sapete, abbiamo già filmato a Paganella, a Pila, l'episodio per Red Bull. E questa volta siamo venuti al Mottolino a filmare l'episodio per Red Bull, che tra l'altro trovate già in descrizione a questo video. Quindi mi raccomando, guardate questo video episodio. Spoiler a qualcosa, ma senza spoilerare troppo, per favore. Diciamo che c'erano uno sport invernale, non in inverno. Ok. Pochissimo controllo della situazione. Okay. E un incidente gigante. Ok, esatto. Siamo qui con le nostre belle bici, la DH. Norma. E con gli sci, tutto nella norma. Vai su con le pelli, hai detto? Sì. Com'è? Sudata, zero controllo, si manda tutto comunque. Quando vuoi parti, io mi adeguo. Oh! Ma che cavolo. Esatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi questo episodio perché abbiamo fatto di tutti i colori. Siccome lui prima ci teneva tanto e continuava a dirlo. Sigla. No, è meglio, cazzo. Quando guarda dentro qua. Sigla. Che ieri sono riuscito a rompere un raggio dell'Industry 9. Prima volta nella storia. Questo. Vabbè, qua. Ok ragazzi, quest'anno siamo back al Mottolino. Perché Nick Pescetto ha usato la mia GoPro? Aia. Nick, cavolo, mi ha impostato la GoPro, non sei proprio capace di usarla, si ecco. Vede. Ok. Ruota, ragazzo, è a ruota. Ti sono appiccicato. Qui trasferello. Devo dire che sono provato dalla giornata di ieri. Sono cotto. Cotto già prima mattina. Albi, mi fai vedere come affronti quella nuova S là? Prendi tutto quello che c'è a destra. Sì, tu vai. Prendi anche quello che sta tagliando l'erba. Oh, Alboreto, se non vedo che lo fai bene, mi incazzo, eh. Ti dico che mi incazzo. Ma molla sti freni! Porca puttana, Alboreto! Ragazzi, per favore, ma non è possibile! Ma quanto c***o stai andando piano! Ragazzi, commentiamo per far mollare i freni Alboreto, grazie! Ma molla lì, ancora ingheppato! Quella mano lì, tac, facciamo la linea nuova. L'ho provata ieri una volta, però ieri c'era un botto di vento. Oggi sembra calmo, sfruttiamo il momento. Io voglio, sull'ultimo voglio un one hand di quelli per YouTube. Un po' in cappello? Allora, one hand tirato! L'ha fatto, l'ho visto! Cos'è che mi regali? Sì. Oh. Bello, ok. Vediamo se il buon Marco ci regala il trick. Yo! Dagliene! Sì! Tiratissimo, bello, fighissimo, grandissimo. Marco mi ha appena detto, ripetilo per loro. Facciamo fronni? Sì, ma è bello che mi ha detto, perché ci sono io? Cioè, perché ci sei tu? Mi gasa. Cacciacelo cattivo, è tuo. Ragazzi, non abbiamo trovato la pala, quindi io e Ian gli stiamo spostando il mulch perché ce n'era veramente poco qua in centro. Siccome deve fare fronni e l'ha appena imparato e c'è anche vento, gli stiamo cercando di preparare l'atterraggio bello morbido, così se sbaglia ce ne ha. Sta arrivando Marco, lasciate un like per questa cosa incredibile. No! Sì! Sì! Oh! Grandissimo, cazzo. Super, veramente grande. Quante volte l'hai fatto fino adesso? Allora, tirati. Sì? Sei? Su 10. Ragazzi, vi assicuro che fare front flip, un conto farlo con la bici ad earth, che si fa, con la bici di H, ragazzi, cambia assolutamente, grandissimo. Potremmo alzare.
Facciamo un front attack. Provi? Attack. Provi front attack. Ragazzi, instoppabile. Dai, così. Dai! Mandalo! Ma non è vero! Ma non è vero! Era front attack to manual! Incredibile, ragazzi. Incredibile, veramente. Questa cosa mai vista, ragazzi. Ma l'hai tenuto tutto, incredibile. Come era questo qua? No, senso. No. Oh, è il contrario dell'alboretata. No, quella lì è proprio quando switchi da alboreto a Dio di colpo. Diventi invincibile. No, L'alboreto mi ha appena detto che c'è uno step up là. E vedendo i salti che ha ingheppato fino adesso, che ha ingheppato tipo tutti i salti che ci sono in park fino a qua. Non è possibile. Palla lì. Però quello lì è un doppio, ragazzi. Con dietro in atterraggio un tronco di legno. Se ingheppi quello, Albi, lasci lì metà bici. Esatto, quindi per favore fai siccome sono dietro di te e non vorrei atterrarti sopra, per favore prendilo a una velocità adeguata. Ok. Parola di pollice. Un po' di là hai saltato, però ci stava. Devo sorpassare il boletto, ragazzi, nelle prossime curve. Non diciamoglielo, è un agguato, ragazzi. Non si accorgerà di niente. Attenzione, prova il sorpasso. Si butta dentro. Ce ne prova di qua. E si butta dentro. E va via. Scambiamoci le GoPro, dai. Ma guarda che bello che è il mio gatto morto. Che non ne ha di più, si vede che non ne ha. Proviamo a prendere la BB, che ragazzi c'è dentro una passerellina interessante. Ah, non me la ricordo, quindi cioè, allora adesso tra poco c'è un saltino, Ian. Allarga, stai largo di qua, piano qua. Adesso c'è un pezzo incazzato nero. Bella tecnica, non me la ricordavo così, Bella, molto molto tecnica, Ma cosa sono quelle delle tracce sospette? Sembra che qualcuno abbia sciato su questo prato. Ragazzi, qui ieri si è compiuto il misfatto, Il nostro Ian ieri ha provato un'esperienza nuova con gli sci. Però non si può dire, dovete per forza guardare il video, c'è in descrizione, ragazzi. Ma io dico che secondo me vorresti ripetere questa esperienza, perché cos'è che avevi detto ieri? Ragazzi, ha detto Ian che se questo video raggiunge i 10.000 like, ragazzi, 10.000 like e 10.000 followers in più sul mio Instagram. 10k in più? Oh la madonna, un botto su Instagram. Dire dai, almeno facciamo un 5. Un 5, che è già tanto, 5K, su Insta. Mi faccio una giornata intera in park con Toto, vestito da sci, con gli scarponi. Ragazzi, io giro in bici. Io non lo so, guardate che questi contenuti, ragazzi, sono, potrebbero essere unici al mondo. Quindi, per favore, ragazzi, due cose. Lasciate like, andate sul profilo di Ian e dobbiamo farlo crescere di 5K. Ragazzi, per favore, per favore fatemi realizzare questo video. Ve lo chiedo umilmente. Sarà storico. No, adesso facciamo la gara. Presente quella curva lì. Vi filmo e tutti dovete fare con giù il piede, devi sgommare. Oh! Alboreto, cattiveria, Cattiveria! Ma dai, neanche giù il piede mi hai messo. Attenzione, Ippo ci prova. Guardalo qua. Attenzione, Ippo mi ha spolverato via per bene. Tentativo Alboreto 2. Niente. Niente, Alboreto. Bocciato, Alboreto. Fammi una faccia per questa cosa. Perché? Ok. Albi, simuliamolo. Metto qui con la GoPro così. Aspetta. Vai. Madonna, sei incredibile. Senza parole, ragazzi. Non c'è speranza, mi spiace. Trova per favore una giustificazione a questa cosa. Non mai sono fatta. Mai andato a fare le sgommate, nessuno mi ha mai voluto bene. È l'Italia dell'8 per mille alla chiesa alboretica. Mettiamo capogruppo Alboreto, così avrà tutto l'attenzione dietro. È che qui si sorpassa. Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo alla EAS, che Alboreto è in fondo al gruppo. Ah, sì. Dietro, vai, vai, Ippo, vai, dietro. Attenzione, Ian subito cattivo su Ippo. Subito, Ian, attenzione, ragazzi. Alboreto intanto prende un po' di distacco. No, copre la traiettoria. Ma io frego due persone. E va. Però c'è l'Alboreto in mira. Gli metto pressione.
Attenzione, chiude la porta! Mi chiude! Si butta dentro! Dentro cattivo! È entrato! E scappa via! Scappa via, scappa via! Sapete cosa facciamo adesso? Per farvi capire la sensazione, adesso gli mettiamo la GoPro all'alboreto. La tensione vista dall'alboreto, ragazzi. Non sono d'accordo, questo è sfruttamento minore. Che sofferenza. Riders ready? What's the game? Dai, dai, dietro. Oh shit! Oh shit! Non mi avrete! Sono dentro! La mia gamba! Maniaco! No, lo taglio! No, ho sbagliato! Ah, gentile questo sorpasso! Sì, di nuovo, terzo! Sto infilando, cioè c'era la turbolata che girava. La mia gamba stava finendo dentro! Mio figlio poteva morire! Mio figlio poteva morire! Ian mi ha appena confessato che su quel salto lì prova a toccare col piede la pianta. E vi confesso che io non me la sento molto, mi sembra abbastanza nazi come cosa. Devo aver paura, ragazzi. Oh, ma è matto! Avrò la mia opinione, ragazzi, ma mi dispiace dirlo, gli skier rispetto a tutti gli altri sport hanno una marcia in più su queste cose. Sono versati gli skier, cioè non la faccio io quella roba. E anche applauso. Oggi il Toto si è preso la sua dose di paga. Vai, mostrami, fammi vedere se hai imparato a sgommare. No, dai, più cattivo! Butta fuori il culo! Oh, finalmente ha fatto una sgomata abbastanza degna. Albi? No. Albi, per YouTube no. Fosse altro. No. È schifo. Ragazzi, lo schifo. Disiscrivetevi. Questa è la calza usata in questi giorni per girare, che non ha un ottimo odore. Prima di chiudere il video, allora, avete visto anche questa volta, siamo venuti a Bike Park, abbiamo fatto la recensione, abbiamo fatto il vlog. Mi raccomando, andate in descrizione a vedere il video. Io l'alboretto ci abbiamo spaccato, cioè abbiamo fatto, abbiamo messo dentro. Abbiamo avuto delle idee, intanto che lo scrivevamo, perché questi episodi di Red Bull, non i vlog, ma gli episodi quelli di Red Bull, li scriviamo proprio, li programmiamo. Basta, ricordate di iscrivervi al canale. Oggi l'alboretto praticamente ha ingheppato solo i salti. Imparato a sgommare, no, che non è capace di sgommare. Mettiamo l'hashtag sgommiamo con l'alboretto. Cioè, sgommiamo, ma non nelle mutande. Va bene. Due giorni bellissimi, però veramente siamo morti. Cotti, ragazzi. Vero? Siamo cotti. Ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video, ragazzi. Ah, ma